Buongiorno G-Stipster, oggi continuiamo a vedere gli Advanced Custom Field e in particolare vediamo il Custom Type Google Map, quindi per inserire una mappa di Google nei nostri post. Ritorniamo all'esempio che abbiamo fatto fino adesso con gli altri due tutorial. Avevamo fatto questo post e avevamo inserito le custom field qua. Avevamo già predisposto il campo di Google Map, quindi con le coordinate. Se andiamo in modifica articolo, qua sotto c'è la possibilità di scegliere la mappa, quindi la posizione sulla mappa, però queste informazioni che sono state inserite nel post, andiamo qui, vengono scritte come se fossero solo delle coordinate e la via. Quindi, come facciamo ad aggiungere una mappa? Nel sito, nella documentazione ufficiale di Advanced Custom Field, c'è proprio Google Map. E incominciamo a vedere. Ok, questa qua è la possibilità, come abbiamo già visto, di inserire la mappa. Andiamo a prendere tutto questo codice qua. Ok, andiamo con FileZilla. Ho già aperto Content.php, che è quello che stiamo utilizzando fino adesso. Qua ci sono l'elenco, la lista delle informazioni che abbiamo già estratto. Andiamo qua sotto, allora riscriviamo questa con un commento map Google e incolliamo qua sotto. Questo, se andiamo a vedere questo codice qua, finisce con lo script. Qua parte con lo script. In questo punto qua prende lo script di Google, dove dobbiamo mettere il nostro APK. In questo codice abbiamo trovato sia style e sia script, però non abbiamo trovato nessun elemento HTML che ci fa vedere la mappa nel nostro content, nel nostro post. Quindi dobbiamo andare a vedere nel sito, nella documentazione di Advanced Custom Field, dove ci permette di disegnare la nostra mappa. Se scorriamo un po' più sotto, qui al paragrafo Render Single Marker Onto Map, vediamo che lui fa qualcosa di HTML. Infatti, incomincia a stampare a schermo questo div class ACF Map e inserisce le coordinate. Quindi noi andiamo a prendere questo codice qua, che è un codice PHP. Andiamo a posizionarlo vicino al nostro listato, quindi andiamo a inserirlo esattamente qua, e lui con questo codice qua ci stamperà a schermo ACF Map e il marker. Ci siamo dimenticati di mettere l'API key. Andiamo su Google Map, creiamo delle nuove credenziali per le nostre API di Google. Ho fatto questo codice qua sotto chiave, lo inserisco qua al posto di questa dicitura your API key, faccio salva e vado a vedere nel post che apparirà la mappa di Google. Questo è il render, diciamo, di Google Map, ma se noi volessimo inserire anche leaflet oppure selezionare leaflet come opzione, andiamo nei tutorial di leaflet.js, andiamo in visualizza sorgente pagina, andiamo a prendere il codice che ci serve per stampare a schermo la mappa di leaflet.js. Prima di tutto il link al file di stile e il link al file JavaScript. Andiamo a prenderlo, lo copiamo sotto alla nostra mappa di Google, sotto al nostro script, mettiamo anche qui un altro commento map leaflet.js.
incollo le due stringhe, vado a prendere tutta l'altra parte di script, che anche qui Google Map e Leaflet.js diciamo ragionano in un modo simile, e quindi anche lui serve lo script per generare la mappa. Andiamo a togliere e lasciamo il marker. Questo marker definito nello script Leaflet.js, però non viene stampato da nessuna parte. Come abbiamo detto prima, non c'è nessuna parte di questo codice che ci permette di stampare a schermo col codice HTML, quindi dobbiamo andare a prendere anche la parte del div mapPD e inserirlo vicino al div di Google Map. Andiamo qua sopra, ok, qua sotto al div class CF map andiamo a mettere il div map ID. Facciamo salva, aggiorniamo FileZilla, aggiorniamo la mappa del coworking login e qua ci appare sotto la mappa di Google anche la mappa di Leaflet.js. Anche qui vediamo che è apparsa sulla mappa la mappa di Leaflet.js sotto la mappa di Google. Adesso andiamo a vedere come spostare e prendere le informazioni che venivano stampate per la mappa di Google col plugin Advanced Custom Field e ne inseriamo al posto di questo marker. Per stampare, diciamo, la localizzazione di questo marker, lui inserisce questo codice PHP location e stampa la latitudine con echo location lat e la longitudine con echo location longitudine. Andiamo a copiare questo codice. Andiamo a inserirlo dove lui genera il marker. Qui in leaflet.js lasciamo un po' di spazi a capo, copiamo l'lmarker, andiamo a sostituirlo qua alla parte di codice che stampava il marker in Google, prendiamo il codice echolocation lat e lo mettiamo al posto della nostra latitudine e echolocation lng e lo mettiamo al posto della nostra longitudine. Cancelliamo questa parte qua del div marker, inseriamo la parte di apertura del PHP nello script di Leaflet.js, salviamo, aggiorniamo la mappa in FileZilla, aggiorniamo l'articolo. E qua sotto vediamo che il marker si posiziona esattamente dove abbiamo messo le nostre coordinate. Quindi adesso abbiamo sia la possibilità di avere Google Map, sia la possibilità di avere Leaflet.js. Ovviamente io preferisco Leaflet.js, però comunque è un'opzione, sono entrambi delle opzioni. Finito, dovrei aver finito anche la serie di Advanced Custom Field. Vediamo se mi viene in mente qualcosa. Ciao e alla prossima.